Oggi c'è questa assemblea a Pescara per spiegare le ragioni della manifestazione nazionale che si terrà il 14 giugno a Napoli. Perché questa protesta? Questa protesta innanzitutto perché vogliamo essere ascoltati dal governo, deve essere fatta una vera politica industriale e vanno sbloccati gli investimenti pubblici e privati per ricostruire e dare slancio all'occupazione in questa nazione. Quanti sono i lavoratori di Abruzzo e Molise interessati da questa vertenza? Interessati da questa vertenza sono i lavoratori metalmeccanici, una stima potrebbero essere intorno ai 30.000 lavoratori. Ci rivolgiamo al governo nazionale per quanto riguarda le politiche industriali, ci rivolgiamo alle forze datoriali perché è in scadenza il contratto nazionale e dovrà essere rinnovato quest'anno e poi ci rivolgiamo anche alle istituzioni locali perché ovviamente facciano pressione affinché le crisi che si stanno sviluppando nei nostri territori vengano affrontate. La protesta è di FIM e FIOM UILM, quindi il sindacato unitario che si troverà in tre piazze, quella di Firenze, quella di Milano e quella di Napoli. Noi ovviamente staremo in quella di Napoli dove sarà presente il nostro segretario generale Francesca Reddavid.